Perché in Italia non devono più esistere bambini stranieri. Devono esserci solo bambini. A tutti voi buonasera, buon pomeriggio a chi ci sta seguendo nella replica del venerdì alle 13 e benvenuti alla puntata numero 31 della Pulce nell'Orecchio. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo il mio sito massimobinelli.it, dove potete trovare l'archivio storico della nostra trasmissione, potete lasciare i vostri commenti e naturalmente leggere la recensione della puntata nei giorni successivi. E vi ricordo subito anche il numero per i vostri interventi in diretta, e questa sera di cose da chiedere ne avrete davvero molte visto l'argomento che affronteremo. Il numero è 0585 793333. Anche questa sera, come vi ho annunciato nel consueto collegamento del telegiornale, la puntata sarà molto densa perché abbiamo addirittura tre ospiti in studio che io passo subito a presentare. A fianco a me abbiamo Fabio Bertolucci, che è l'unico produttore della Marocca di Casola in Lunigiana. Buonasera, buonasera Fabio, grazie buonasera. Di essere qui con noi. Buonasera. Poi abbiamo Vittorio Marcelli, che è assessore all'agricoltura della comunità montana della Lunigiana. Buonasera assessore. Buonasera, grazie. E infine Ermete Ricci, che è il presidente del comitato per la promozione e la valorizzazione della Marocca di Casola. Buonasera e grazie anche a lei Ermete. Buonasera, grazie. Allora, grazie a tutti e tre naturalmente di essere qui intervenuti con noi, e sarà una serata in cui parleremo di Lunigiana, di prodotti tipici, poi vi faremo vedere quella che già state in qualche modo osservando, una bella carrellata di prodotti, tra cui naturalmente spicca la Marocca di Casola. E prima di dare la parola al protagonista della serata, perché il giovane Fabio Bertolucci naturalmente è colui che questa sera ci racconterà del suo primato in quanto è l'unico produttore, come abbiamo detto, della Marocca di Casola, dicevo, prima di iniziare io chiedo subito all'assessore Vittorio Marcelli, assessore, ricordo, all'agricoltura della comunità montana della Lunigiana, di farci un po' un quadro del territorio lunigianese e degli straordinari prodotti tipici che offre, che nel frattempo passeremo anche a commentare. Assessore, com'è la situazione lunigiana? Beh, diciamo ottima. Dal punto di vista gastronomico direi proprio di sì. Dal punto di vista gastronomico sì. Beh, intanto vorrei precisare due notizie geografiche della Lunigiana. Qualcuno collega la Lunigiana alla Spezia, noi siamo in Toscana, provincia di Massa, ma parte integrante della Toscana. Precisazione doverosa. La parte più a nord della Toscana. A noi essere toscani fa veramente piacere. Ma non solo, la toscanità è un valore aggiunto anche per i nostri prodotti. Intanto la Lunigiana è un territorio estremamente particolare, con un ecosistema sempre particolare. È circondata da 5 parchi: il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, il Parco Nazionale delle Cinque Terre, il Parco Regionale delle Apuane, il Parco Regionale dei Cento Laghi e un altro parco che adesso non mi ricordo i nomi, quindi ricordarli tutti diventa impossibile. Dicevo, un ambiente estremamente particolare, questo ha fatto sì che la Lunigiana ha l'unico miele DOP d'Italia. Al momento il primo e l'unico, quindi sull'ambiente questa è la certificazione. Allora, visto che parliamo di miele, poi dopo ne riparleremo a proposito anche del modo di gustare la Marocca, se magari il nostro operatore ci fa vedere i due mieli che abbiamo qui sul nostro tavolo, che questa sera è diventato un po' un piccolo banco d'esposizione, così lei ci spiega che mieli sono, e poi abbiamo anche una marmellata, che anche questa è una marmellata della Lunigiana, poi dopo vedremo anche i formaggi e le altre cose. Che mieli sono quelli? Beh, il miele di castagno e miele di acacia. Che sono i mieli tipici del... Mieli tipici della Lunigiana, quindi unifloreali, e quindi un unico fiore, il castagno e l'acacia. Che hanno il marchio DOP. Che hanno il marchio DOP, questa è una certificazione, io la ritengo una certificazione ambientale, perché è difficile controllare l'ape dove va a raccogliere, a bottinare e raccogliere il polline dei fiori. E dunque, quindi, stava dicendo, quindi? Sì, dicevo che ha una particolarità la Lunigiana, ha sempre sofferto la mancanza di industrie.
aspetto negativo in passato, ma questo è l'aspetto positivo per il futuro della Lunigiana. Abbiamo lavorato sui prodotti di qualità, chi mi ha preceduto lo ha fatto e io continuo a proporre e a preparare una strada che porta alla qualità dei prodotti, alla tipicità e alla caratterizzazione dei prodotti, è importantissimo. Stiamo lavorando su un progetto grano perché, per caratterizzare ulteriormente dal Testarolo alla Via dei Pani anche la Marocca di Casola, ma a breve, fra un paio d'anni, verrà prodotta con il grano della Lunigiana e non solo con la farina del DOP di castagne della Lunigiana. Certo. Ma questi sono solo due prodotti importanti. Della carellata c'è l'agnello di Zeri, la cipolla di Treschietto, il fagiolo di Bigliolo, è facile anche dimenticarseli, la spallacotta di Filattiera, e poi il testarolo, e poi il panigaccio, e poi i pani, e poi, insomma, i vini, e poi l'olio. Gastronomico, estremamente interessante. Senta, una domanda che è più politica che non gastronomica, perché è notizia proprio di questi giorni della scomparsa di alcune comunità montane, tipo quella della Versilia, insomma, che stanno pian piano subendo l'effetto di questa riorganizzazione amministrativa. Lei teme che anche in Lunigiana ci possa essere una sorte di questo tipo? No. La Lunigiana è una delle comunità montane che resterà allo stato attuale così com'è. Io credo che, al di là di tutto, poi chi fa politica a livelli più alti può anche decidere di eliminare le comunità montane, ma sappiano, devono sapere che questo sarà un danno per la collettività. Noi come comunità montana, organo comprensoriale, riusciamo a pianificare e organizzare 14 comuni. Noi come comunità montana gestiamo in questi 4 anni, dal 2007 al 2010, 9 milioni e mezzo di euro per quello che riguarda il piano di sviluppo rurale, quindi tutti i progetti in agricoltura, certo, passano attraverso la comunità montana. La delega alla forestazione e la delega alla bonifica sono competenze della comunità montana. È difficile trovare un ente che direttamente si confronta con le aziende come fa la comunità montana. Quindi lei sta dicendo in sostanza che il risparmio è quello che sarà un po' la tendenza a tagliare i costi della politica, in questo caso non giustificherebbe un'operazione di questo tipo, perché il danno per il territorio sarebbe superiore ai benefici. Allora, vedo Ermete Ricci che acconsente a quello che stiamo appena dicendo, quindi intanto che ci avviciniamo poi a Fabio Bertolucci che ci racconterà un po' della sua attività, lei invece ci faccia un po' una storia della Marocca, come è nata nei tempi del dopoguerra, perché per un po' non se n'è più parlato e perché è tornata fuori. La Marocca è nata, almeno io ho avuto una persona che mi diceva che è nata, parlano addirittura ai tempi dei Liguri Apuani, però una vera ricerca su questo prodotto, quando sia nato, non c'è mai stata. La Marocca non è uscita da noi, andava bene sino a prima della guerra. Dopo guerra, i primi anni, dopo degli anni 50, è come sparita la maggioranza, non si è più sentito dire niente di questo pane. Ma secondo lei perché c'è stata questa scomparsa? Ma perché i castagni, c'è stato un po' più di benessere? Sì, il benessere, è cominciato ad avere più grano, più soldi da comprare il pane, e poi i castagni, i castagneti sono diventati tutti boschi e la farina a quell'epoca non costava più niente, l'hanno mollato, l'hanno lasciato perdere. Adesso noi l'abbiamo ripresa nel 2002, che con una signora che ci ha fatto vedere come si faceva, ne abbiamo fatto qualcuna, l'abbiamo mandata alla regione toscana e c'era la richiesta al comune di fare dei prodotti tipici. Noi abbiamo mandato questo prodotto, la Marocca di Casola, che viene fatta appunto a dire con farina di castagne e 50% e 50% di farina di grano, patate lesse bollite schiacciate, lievito madre, lievito di birra, è cotta rigorosamente a legna diretto. Ecco, ma se non sbaglio è stata presentata anche al Salone del Gusto, sì, no? A Torino, quando sì, è stata riscoperta. L'abbiamo mandata alla regione, la regione ha chiamato la provincia per vedere se si poteva fare questo pane. La provincia con la comunità montana della Lunigiana ci hanno un po' aiutato
per fare prendere un forno, fare una società, perché sennò a Torino non si poteva andare, perché lo slow food deve essere, avere una società da poter partecipare a Torino. E noi abbiamo messo su in tre, all'inizio abbiamo cominciato io con altri due signori e abbiamo cominciato a fare sto pane, siamo andati a Torino e abbiamo cominciato a produrlo, a portarlo sino a Massa, Carrara, certo, a Lunigiana, e di lì via abbiamo cominciato a... E lei poi ha fondato questo comitato per la promozione, per la promozione e la valorizzazione della Marocca. Ecco, quindi è stato un percorso... Sì. Com'è arrivato al comitato? Il comitato ci vuole per poter valorizzare, per poter difendere questo prodotto. E abbiamo fatto, lì c'era il comune, c'era la comunità montana, c'era tanti... Cioè le chiedo questo, mi scusi, perché lei anziché fare un'azienda e iniziare a guadagnare su questo prodotto ha pensato anzi di farlo con un'attività, sì, di promozione. Di promozione per promuovere questo prodotto, perché noi l'abbiamo fatto anche con l'intenzione di valorizzare il nostro territorio con una filiera del castagno, la farina, e poi con la speranza che questa è stata una vittoria grande, che un giovane prendesse il posto che avevo io. E io ho avuto una grande soddisfazione, perché qui, come si vede, c'è Fabio Bertolucci, che lei considera un po' come il mio erede. Il suo erede, quasi. Sì, un e io figlio, ho avuto una grande soddisfazione di questo, perché era quello che volevo fare. E allora facciamoci spiegare da Fabio Bertolucci, che io nel frattempo ho cercato anche un po' di capire qualcosa della sua vita, un ragazzo di 26 anni che aveva davanti a sé una carriera universitaria, stava studiando sociologia a Pisa, insomma un bel giorno ha ricevuto una folgorazione dalla Marocca, che ribadiamo è un pane, non è qualcos'altro, e ha mollato tutto. Quindi com'è nata questa sorta di grande amore per un prodotto tipico al punto da lasciare una carriera universitaria? E mi sono accorto studiando che io avevo una grandissima voglia di fare qualcosa per il mio territorio, di rimanere sul territorio quando invece sembrava quasi inevitabile andarsene. Tutti i giovani della mia età, più o meno delle mie zone, magari a malincuore se ne vanno, perché il lavoro dalle nostre parti non c'è, perché la città è piena di comodità e non posso dare tutti i torti ai miei coetanei o chi qualche anno più di me. Dentro di me invece è nata la voglia di provare a fare qualcosa per il mio territorio, che mi ha dato tanto. E sono cresciuto lì, ho avuto tutti i miei affetti lì, a partire dalla mia famiglia fino alla gente del paese, fino a che non ho percepito di vivere dentro una grande famiglia. A quel punto mi sono detto: proviamo a fare qualcosa per questo territorio. E all'epoca questo comitato di valorizzazione della Marocca stava prendendo la decisione se tirare avanti ancora il prodotto o meno, e a quel punto mi sono deciso di buttarmi. E può essere stata una scelta un po' magari incosciente inizialmente. Ma rimpiangi di aver mollato gli studi? Sinceramente no, no, perché mi posso definire un gran lavoratore, ma non ero proprio quello studente modello che ogni genitore vorrebbe avere, per cui sono molto contento, ma la mia famiglia stessa è molto contenta. Quindi sei diventato imprenditore e hai davanti a te una carriera, perché non si può altro che crescere, non si può altro che far conoscere, come stiamo facendo questa sera, il tuo prodotto, e perché no magari estenderlo anche ad altre produzioni. Però a me interessa prima di tutto anche sapere un po' qualcosa della tua storia, come hai iniziato, perché io so che hai iniziato in un forno che non è quello dove stai lavorando adesso, era qualcosa di molto più piccolo, più, sì, familiare. Cosa è successo? Andai a visitare Ermete una sera, mi trovai in questa vecchia struttura dove loro lavoravano e dove poi sono andato a lavorare io, ed era erano due piccole stanze dove si trovavano in una un'impastatrice, una tavola per impastare e dei cassettoni dove fare lievitare il pane, e nell'altra il forno, un bel forno che non avevo mai visto prima, di quelle dimensioni, mentre ora il mio stesso forno è più grosso ancora, per cui insomma lì per lì ero rimasto molto impressionato da questo muro, ero abituato a vedere i piccoli forni, certo, del paese. E quando presi la decisione lavorai per un periodo, per qualche mese, con una ex socia di Ermete, successivamente con un amico mio, poi siccome le cose non ingranavano, pur di non lasciare tutto a finire così, io mi sono detto: ci provo da solo. E così ho fatto, e mi sono trovato a lavorare in questa struttura da solo, spesso la notte,
E il proprietario di questa struttura, mi ricordo, comunque da quello che abbiamo detto, ti hanno accolto un po' come un figlio. Sì, 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 sì. Io da quando ho smesso di studiare ho fatto delle bellissime esperienze umane e sinceramente ho iniziato a crescere probabilmente da quel momento. E mi hanno accolto veramente come un figlio, infatti il vecchio fornaio mi ha insegnato a scaldare il forno, mi ha insegnato a fare l'impasto, mi ha aiutato anche a fare la legna, la signora mi portava da mangiare se io rimanevo a lavorare durante l'ora di cena, mi portava il caffè la mattina, corretto, che era più la grappa rispetto quindi al caffè. Quindi magari quelle mattine si bruciavano un po' le marocche. È potuto capitare che qualche sera... Senti, ma io ho anche un'idea, poi più avanti adesso lo metteremo in pratica, ma prima volevo farti un'altra domanda curiosa, cioè 5 anni fa, no? Quando tu hai mollato tutto, ce l'avevi la fidanzata? No, non avevo all'epoca fidanzata. Non l'avevi, quindi insomma non c'è nessuna che può averti detto se fai questa vita ti mollo. No, speriamo che non me lo dica. No, adesso ce l'hai la fidanzata? Purtroppo no. Purtroppo no, beh allora cioè, purtroppo... l'occasione per farti promozione. Certo, siamo sera, una... no? Dice, un bravo ragazzo. Che faccio dice... un appello a tutte le ragazze che non sono allergiche alla farina. Allergiche alla farina. E che poi soprattutto insomma devono avere un po' di pazienza per gli orari che fai, perché sono certo. Orari abbastanza. Purtroppo il tempo adesso è veramente relativo. Veramente pochissimo tempo. Va bene, allora ti dicevo che io ho una piccola idea. Di solito noi facciamo una telefonata sorpresa un po' più avanti, però questa sera, visto che abbiamo anche l'occasione di parlare con questi tuoi ex, no? Proprietari di locale, io direi di anticiparla un pochino questa telefonata, prima di tutto perché sono persone già di una certa età che magari vogliono anche andare a letto e poi perché so che purtroppo dalle tue parti non si vede la televisione, quindi loro sono lì ad aspettarci e però non sanno cosa sta succedendo, quindi io direi alla regia di metterci in contatto con questa famiglia, così sentiamo un po' se hanno voglia di raccontarci qualcosa di quell'epoca in cui ti hanno accolto, dell'epoca in cui lavoravi da loro e è stata un'esperienza per te direi indimenticabile, no? Certo. Poi magari ci racconterai anche perché hai deciso di fare il grande passo e di costruire una struttura più grande. Se appunto avviso la regia, se riuscite a mettervi in contatto con la persona di cui abbiamo parlato poco fa, mi fate un cenno e la facciamo intervenire in diretta. Nel frattempo che tentiamo di fare questo collegamento, io vorrei anche chiederti un po' come è organizzata oggi la tua attività, quindi nel frattempo spiegaci anche come è finita l'esperienza con questa famiglia e a quanto poi scopriremo sicuramente è finita con un rapporto che è rimasto certo, nel tempo sì, sì. E perché hai deciso invece di creare una struttura tutta tua, più grande, più accogliente, più moderna, cosa è successo nel frattempo? È successo che c'è stato un momento in cui mi sono veramente chiesto se questa doveva essere la mia attività oppure se era stato solamente un periodo della mia vita in cui potevo essermi permesso. Abbiamo raggiunto la signora Adalgisa. Signora Adalgisa, mi sente? Sì, la sento benissimo. Oh, buonasera. Allora, noi abbiamo al telefono Adalgisa Andrei, che è la signora di cui abbiamo parlato fino a poco fa, che ha ospitato nella sua struttura il buon Fabio Bertolucci. Sì, allora, signora, noi abbiamo detto che quella è stata un po' una sorta di seconda famiglia per Fabio, insomma voi l'avete considerato un po' come un figlio? Certo, è un bravo ragazzo che si impegna nel lavoro, è bravissimo, signora, sa fare anche il suo lavoro. Lo sa fare, questa sera ci ha portato un bel esempio di quello che riesce a produrre. Senta, ma sì. È vero che lei gli portava il caffè corretto, che lo viziava un po', che gli portava il vino? Sì, certo. Era solo, si dava da fare, poverino, era lì anche senza mangiare, per lavorare. Ma non è che ogni tanto gliene portava un po' troppo di vino, che magari lui beveva per non deluderla, però poi dopo veniva fuori il pane bruciato? La barocca brillante. No, per quello no, ma sa fare il suo mestiere. Signora, un po' le è dispiaciuto quando ha deciso di andare via? A me è dispiaciuto sì, intanto mi faceva compagnia, poi si sentiva quel bel profumo del pane, adesso non si sente più. Ma lei ogni tanto va a trovarlo lì nella nuova struttura oppure lui viene a trovarvi? Siete rimasti in buoni rapporti? Sì, senz'altro, ci sentiamo per telefono, sì, è bravo, è bravissimo, un bravo ragazzo, vedrà che si farà strada. Speriamo. Ce lo auguriamo. Senta, ma del suo piccolo forno che fine ha fatto adesso? È chiuso? Sì.
Adesso non fa niente. Perché? Perché voi ormai non avete no, più voglia di... non siamo in pensione e basta. Quindi voi adesso vi curate a che cosa? Alla bella vita? Fate delle belle passeggiate a caso? Eh sì, cosa vuol fare? Ormai siamo vecchietti. Signora, che ricordo ha di questa esperienza? Così può dire due parole e fare un saluto a Fabio, poi la lascio andare a riposare. Saluto e gli auguro di andare avanti sempre come faceva qua e speriamo che faccia fortuna e col suo pane che è veramente buono. Allora, siccome Fabio è qua, io vi lascio farvi un saluto rapido, anche Fabio sì. Se parla lei lo può sentire e sì. Così poi dopo noi proseguiamo. Fabio, va un saluto. Bene, grazie. Adalgisa, ciao, colgo... salve Adalgisa, e colgo l'occasione per ringraziarla di avermi accolto veramente come un figlio in questi anni, figliola, sia lei che Gino. È stato un piacere, ma scherzi, adesso sono triste, no. Non sento più niente. No, no, non si preoccupi, la vengo a trovare quando avrò un po' di tempo, come dico sempre, la verrò a trovare. Ma ora è da fare. Vabbè, fai pure il tuo lavoro come l'hai sempre fatto, vedrai che vai avanti benissimo. Signora, grazie del suo intervento, le faremo avere, guardi, questa è una promessa, un DVD di questa serata, così potrà vedere grazie, tutto quello che abbiamo detto grazie, questa sera. Grazie, molto gentile. Grazie, buonanotte signora, buonanotte, arrivederci. Buonanotte dal grazie. Gisa. Bene, insomma, ha detto delle belle parole, direi commoventi, sì, perché sono cose queste che lasciano il sogno, fanno capire anche, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, approfitto anche per ricordare il nostro numero di telefono, 0585793333, dicevo, sono cose che fanno capire quanta differenza ci sia nei rapporti umani tra i piccoli paesi, come quello di Casola, di cui abbiamo avuto un piccolo spaccato, e una grande città dove non ci si conosce, lo dico io per esperienza personale, nemmeno tra vicini di portone in un palazzo. Quindi questo la dice lunga su quanta qualità della vita ci sia in paesi come il tuo e quanto poca ce ne sia invece in una città. Bene, allora io direi di continuare, visto che tu ci hai raccontato, poi dopo facciamo intervenire ancora i nostri ospiti, ci hai raccontato come si svolge un po' la tua attività, io direi di far andare in onda il primo contributo, che è quello della preparazione, così tu e il signor Ermete potete anche darci un'idea di quello che succede nella fase di preparazione della marocca fatta di farina di castagne. Se la regia è pronta, mandiamo il contributo. Ecco, partiamo proprio dagli ingredienti. Commentali tu questa volta, visto che sono i tuoi. Sì, abbiamo questo davanti è lievito madre. È la pasta acida che si usava una volta per fare lievitare il pane. E nella paletta dietro c'è della farina bianca, un bicchiere di latte, l'acqua, un po' di sale, ma non ne vuole tanto la marocca rispetto al pane bianco. Lievito di birra, anche in questo caso poco, patate lesse esclusivamente, noi usiamo proprio patate tipiche della nostra zona, e farina di castagna in percentuale leggermente maggiore rispetto a quella di grano. Allora, una domanda subito per Ermete, sono genuini, sono quelli gli ingredienti? Sì, sono proprio quelli? Quelli sono gli ingredienti per fare una buona marocca. Una buona marocca. Perché c'è un disciplinare e deve essere seguito come deve essere. Certo, come deve essere sono gli ingredienti. All'assessore chiedo un attimo anche, visto che ne ha parlato prima, ma ribadiamolo adesso, poi torniamo sulla preparazione. Una buona farina di castagne, come si ottiene? Beh, come si ottiene bisognerebbe sentire più Ermete, perché lui forse ha raccolto anche le castagne. Allora, intanto diamo la notizia, abbiamo la farina DOP. Ecco, era lì che volevo arrivare. Sì, infatti. Abbiamo la farina DOP, c'è un disciplinare, sì. Si certifica il castagneto, viene certificato il mulino, l'essiccatoio dove vengono essiccate le castagne, viene certificato il mulino dove vengono poi macinate, e cioè tutta la filiera. Quindi la qualità è una qualità veramente estrema, perché quelle sono castagne della Lunigiana, non c'è possibilità di fare. Ma sono sufficienti le castagne della Lunigiana? Al momento sì, al momento sì. Prima Ermete ha detto una cosa che è estremamente vera: stiamo perdendo il castagnetto. Questo è il rischio grosso. Sì, questo è il rischio grosso. Stiamo lavorando in collaborazione con il Parco Nazionale per proporre dei progetti. Abbiamo un'idea di partire da Sassalbo, che ricordo è l'unica frazione in tutto il parco nazionale all'interno del parco, e da lì partire con la filiera completa del castagno, dal recupero, dall'utilizzo del legname
come biomasse, quindi il riscaldamento, l'energia rinnovabile, legname per paleria, per edilizia e poi la raccolta delle castagne, l'essiccatoio e pensiamo di dare in gestione un mulino che la comunità montana ha fatto recuperare, il mulino di Aglia. Certo, quando ci arriveremo a tutto questo? Poi la politica dei tempi lunghi. ma considerato che la politica sta cambiando, cercheremo di realizzare anche noi una filiera corta dei nostri progetti. Comunque possiamo dare un termine indicativo? Boh, se tutto va in porto, credo che con il prossimo anno questo progetto possa camminare. Bene, questa se è una bella tutto notizia. Va in porto. Allora, proseguiamo con la visione del filmato. Eravamo arrivati al punto in cui dagli ingredienti messi su quel tavolo di acciaio del nostro Fabio Bertolucci si inizia la preparazione dell'impasto. Vai avanti tu. Sì, qua sto inserendo le patate. Ho già preparato la farina di grano, quella di castagne, sono già dentro il lievito madre, il latte e l'acqua vengono aggiunti poi successivamente. In percentuale dipende da farina a farina. C'è quella farina di castagne che ha bisogno di più acqua, c'è quella che ne vuole di meno. Di conseguenza sta poi a me regolarmi e vedere, insomma, capire quando l'impasto è pronto. Oppure se ha ancora bisogno di girare qualche minuto, di amalgamarsi con l'acqua che è dentro, oppure se c'è bisogno di ulteriore acqua. E dopodiché lo assaggio e se sono soddisfatto allora comincio. Che differenza c'è rispetto alla preparazione del pane tradizionale? Ma per la mia esperienza personale è più complicata la marocca, perché la farina di castagne per essere impastata insieme a quella di grano ha bisogno di essere, l'impasto bisogna essere piuttosto duro, di conseguenza a quel punto è necessario che ci sia il lievito adeguato per spingere il pane lo stesso nella lievitazione, altrimenti rimarrebbe comunque una piccola pagnotta poco lievitata. E sta alla mia abilità a trovare il giusto compromesso tra lievito madre, lievito di birra e conoscere la farina di castagne. Io solitamente quando prendo una farina di castagne la prima fornata solitamente la sbaglio. Non viene perfetta, ecco, mi può crepare un pochettino, mi può venire un po' più dura. E la seconda di solito è già migliore, poi insomma, poi di solito finisce presto con la farina e sono di nuovo punto a capo. Quanto deve riposare quell'impasto prima di arrivare alla preparazione dei panini? Allora, solitamente lo faccio riposare un quarto d'ora all'interno dell'impastatrice. Quindi molto meno del pane tradizionale che riposa molte ore. Sì, io mi sono dato questo tempo, anche perché ho notato che rimanendo troppo tempo nell'impastatrice crepa questo impasto, comincia a friggere all'interno dell'impastatrice. Quindi insomma, diciamo la verità, tu dormi un po' di più dei fornai tradizionali. Sì, per ora, per ora me la sto cavando. E allora, vediamo anche la seconda fase, che è appunto quella della preparazione dei panini. Da questo impasto vengono ricavate delle piccole forme, spiega tu anche questa fase. Quindi l'impasto viene riversato su questa tavola di acciaio. Sì. A questo punto affetto le marocche, oramai ho la mano a bilancia, per cui so che sono sui 6 etti e cotte diventano mezzo chilo. La marocca deve essere mezzo chilo di peso da disciplinare. Faccio questi vari panini, poi gli do forma in questo modo e dopodiché li metto a lievitare. Ecco, se l'impasto è troppo morbido magari me ne rendo conto facendo il panino, allora quella poca farina bianca che ho di fronte la mischio insieme al panino. Ma quella farina lì è un misto tra castagne? No, quella bianca. Quella è solo bianca. Sì, questa qua è bianca. E insomma, ormai mi sono riuscito a creare ogni una certa... Ogni impasto quanti panini riesce a tirar fuori? Dipende. Non è rigido? No. Sì, ho le mie dosi, so che quella dose mi dà quella quantità di panini. E finora riesco a cavarmela da solo, ecco, mi sono trovato a fare più di 120 marocche per volta, mi è capitato di farlo, per cui facendo tutto questo lavoro io stavo 40 minuti esclusivamente a fare panini. Quando avevo finito di fare quei panini ero già cotto. Il pane doveva lievitare. Ma tu eri già cotto. Poi viene messo a riposare brevemente, no? Su queste tavole. E ci vuole, dipende anche in questo caso, più o meno comunque un'ora, 50 minuti un'ora ha bisogno di lievitare.
su queste tavole. Poi se mi accorgo che scappa, come mi ha insegnato a dire il vecchio fornaio, a quel punto posso accelerare, ecco, la procedura di riscaldamento del forno. E comunque si inizia a cuocere ovviamente i primi che hai fatto, gli altri devono... Sì, piano piano, sì, 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 sì. Permette, tutto bene? Procede sì, la situazione va bene, fa bei panini, comunque. Grazie. Ci vuole del suo tempo a fare questi pani, perché oggi abbiamo visto nei forni normali, c'è le sale, c'è le camere di lievitazione, le predisponi, suonano, certo, quando sono pronte, invece lì bisogna fare tutto a occhio e tutto a esperienza. Una volta viene un po' più lievitato, una volta... Poi ci vuole una bella farina la particolarità fine, di un prodotto. L'importanza è avere una farina di castagne fine. Certo. Perché se la farina è macinata appena un po' più grossa, la marocca viene tutta crepata. Tutta crepata. Allora, prima di vedere il prossimo filmato, ricordiamo ancora 0585793333, se volete anche sapere come si gusta la marocca, quali sono le caratteristiche di questi prodotti, e poi dopo vedremo qualcos'altro, anche degli abbinamenti strani che sono stati proposti. Assessore, lei c'è mai stato nel forno a vedere come si fa, visto che conosce tutti questi prodotti? Sì, sì. Beh, devo dire che la prima esperienza che ho avuto, le prime persone che ho incontrato è stato Fabio, il suo amico, e la Simona, che inizialmente erano partiti. Quindi poi lo sto seguendo. Non solo in televisione. Bene, e allora vediamo l'ultima fase, dico alla regia di mandare anche l'ultimo contributo, che è quello della cottura nel forno, che ricordiamo deve essere un forno rigorosamente a legna. Quindi non solo tu hai il compito di preparare l'impasto, di preparare i panini, ma a differenza degli altri fornai che schiacciano il bottone e il forno si scalda da solo, tu devi ripartire dalla carta, accendere la legna. Sì. E quindi ecco, raccontaci un po' di com'è anche questa preparazione, perché immagino che tarare la temperatura regolando un termostato sia una cosa, tarare una temperatura con più o meno legna, magari più o meno bagnata, altre cose, è un'altra. Quindi qual è la difficoltà? La difficoltà è elevata, infatti io finché non ho chiuso il forno con il pane che è a cuocere, fino a che non sono passati 5 minuti, non ho idea di cosa esca fuori dal forno. Sì, non sbaglio mai, però non ho mai la certezza di aver scaldato proprio completamente bene il forno. Non hai quindi un termostato che ti dice più o meno dove sei, un termometro? No, purtroppo no, in questo forno no, in quello vecchio dove ero avevo un piccolo termometro che mi dava almeno un'indicazione. Sì, sì, sì. In questo mi devo invece proprio ingegnare, guardare spesso la volta del forno quando diventa bianca, stare attento che non la diventi troppo, perché la marocca non ha bisogno del calore del pane bianco, certo, e scaldare contemporaneamente bene il soffitto, diciamo, e il mattone di sotto, e non è facile, soprattutto non è stato facile con questo forno nuovo con il quale qua si vede che ora non c'è più il fuoco, quindi non è come la pizza che ha bisogno sempre del fuoco vivo. A un certo punto, quando il forno è caldo, togli la cenere e si mantiene il calore del forno che cuoce praticamente. Sì, esatto. Quindi io tolgo tutto. Immagino che tra la prima cottura e l'ultima ci sia anche una differenza di temperatura. Tra le prime marocche e le ultime, solitamente sì, purtroppo non di rado, attenti anche a questo. Sì. Non di rado mi trovo a spostare con questa pala enorme pesantissima le ultime marocche in cima, toglierle e prendere quelle davanti e mettere al posto di quelle in fondo, per evitare che quelle in fondo prendano troppo colore rispetto a quelle davanti che magari non riescono a cuocere completamente. Certo. Per cui anche una volta chiuso il forno non posso rimanere più di 10 minuti senza riaprirlo per rendermi conto come sta procedendo la cottura. Quanto ci vuole a cuocere? Dipende, può bastare un'ora, spesso però, perché si cuoce completamente anche internamente, ci vuole un po' più di un'ora. Un'ora e 10, ecco, può. Ogni tanto si sbaglia, vengono troppo cotte. Ogni tanto si sbaglia, sì. Non è semplice, purtroppo si sbaglia e brontolano i clienti. Sì, sì. Senti, ma si può fare anche in casa questo pane? C'è chi lo fa anche in casa? Nel nostro comune qualche donna ancora lo fa, ecco, qualche pagnotta, siccome era tradizione. Sì, ora purtroppo anche i vari forni sono
che una volta lavoravano per più famiglie. Mia nonna mi raccontava che il nostro forno a casa produceva molto pane a rotazione, le famiglie magari andavano lì, poi lasciavano un po' di legna per ringraziamento e si facevano il loro pane. Ora invece la maggior parte dei forni sono completamente spenti, ecco. Certo. Allora, intanto ricordiamo anche ai telespettatori che assieme al tuo nome, quando viene in sovrimpressione, c'è un numero di cellulare, perché chi volesse maggiori informazioni sulla tua produzione, sulla Marocca, può prendere nota e poi ovviamente chiederti tutto quello che riguarda magari anche i punti dove poter comprare questo pane, perché non si trova ancora dappertutto. Ecco, ma una mia curiosità, ora che stai svelando un po' questi segreti, non temi imitazioni, visto che stasera abbiamo detto sei l'unico produttore della Marocca? Sì. Non temi un po'? No, in questo momento non temo particolari imitazioni, anche perché sinceramente non ne ho ancora trovate in giro. Ho trovato qualche pane di castagne, ho trovato qualche marocca in giro, però sono tranquillo perché so che il mio prodotto è tutelato da Slow Food, è un presidio Slow Food, per cui esiste solo una marocca di casola. E come lo è diventato presidio Slow Food? Chi vuole rispondere? Presidio Slow Food è diventato per una partecipazione anche della provincia e della comunità montana che hanno spinto questo prodotto per farlo passare Slow Food, e lì ci è voluto un po', via, ci hanno messo del suo per tanto che questo prodotto, perché c'era un po' di dissidio con il Marocco di Montignolo. È vero, allora, infatti qualcuno me l'ha anche detto, purtroppo, la differenza. Purtroppo a noi ci dispiace per loro, ma su questa cosa è passato. Se c'è qualcuno di Montignoso all'ascolto, magari chiami, possiamo anche... Che lo facciamo parlare con Ermette. È passato il nostro, noi abbiamo vinto questa volta la montagna col mare, perché 99 su 100 vince sempre il mare, ma questa volta ha vinto la montagna. È andata bene. Via. Assessore, ci può spiegare brevemente, perché non tutti magari sanno cos'è, di cosa si tratta Slow Food, che cos'è questa associazione? È un'associazione che cerca di tutelare particolari prodotti a livello nazionale. Noi non abbiamo solo la marocca di casola, abbiamo l'agnello di Zeri e stiamo lavorando per il testarolo di Pontremoli. Ma io credo che qualcosa di più si possa fare sui presidi. Io vorrei che perlomeno le materie prime fossero prodotte nel territorio. Ecco perché lavoriamo a un progetto grano o alla filiera del castagno o ad altri progetti come Comunità Montana, perché è facile collegare il prodotto al territorio. Certamente. È facile sponsorizzare il territorio attraverso un prodotto di qualità, quindi sono cose che vanno avanti di pari passo. E se bisogna difendere un prodotto per le caratteristiche, come viene prodotto, come viene anche lavorato, e qui c'è un disciplinare che fa testo, credo vada tutelato anche un territorio con la riscoperta dell'agricoltura. Non vorrei aprire un tema che meriterebbe e infatti, e allora fatemi dire quello che... dica pure. Ecco, si parla di turismo, si parla di ambiente, si parla di paesaggi, si parla di tipicità, si parla di prodotti di qualità, ma tutto questo è legato a una sana cultura contadina. Io vorrei che venisse riscoperto l'orgoglio contadino. Quando prima hai chiesto, diamoci del tu che così è più facile dialogare, a Fabio, ma hai trovato un'amorosa, hai trovato qualcuno che possa condividere con te un'esperienza estremamente importante, perché è una scelta di vita che ha fatto Fabio, sapendo tutti i problemi che avrebbe incontrato, con una politica che a volte per mancanza di risorse difficilmente riesce a sostenere tutto e tutti. Ma c'è stato un momento dove i contadini non trovavano veramente moglie, perché è un lavoro che era ritenuto di bassa leva, di bassa statura, ma non è così, perché io credo che quando una persona è a contatto con la natura, prima si è parlato del rapporto fra Fabio e la seconda mamma, la mamma adottiva, bene, ma la solidarietà in Lunigiana è solidarietà proprio perché
la solidarietà proviene dalla, sì, sì, da una cultura contadina, quindi sì, sì, è vero, diamo il giusto valore all'agricoltura, che non solo mantiene il paesaggio, ci fa gustare prodotti di qualità, ma è anche tutela del territorio e salvaguardia del territorio. Poi chiudo perché... Va bene. Poi tanto magari avremo modo anche di riprendere questi argomenti. Io invece volevo chiedere a Ermete Ricci se il comitato fa promozione solo in Italia oppure se c'è l'intenzione di esportare questa cultura del prodotto Marocca anche all'estero. No, per ora abbiamo solo da per conto mio da promuoverla nel nostro territorio. Certo, le chiedo questo, no, però... Noi si comincia, almeno quando c'ero io, poi vedo che anche Fabio, anche lui comincia a spedirle, in Sicilia... Infatti, perché è un pane che dura a lungo. Sì, una settimana, perché con le patate non si spediva in Sicilia, a Napoli, in Piemonte, insomma, si comincia non tanto, ma ogni tanto ce le chiedono quando qualcuno fa promuove dei prodotti e noi le spediamo e speriamo che, io spero, per lui... E riesca ad andare all'estero, ma a me non ce ne interessa. Non ci interessa servire, ma noi interessa più che resto servire la nostra zona e portare la gente da noi. Certo, però è un'idea così che poi non aspetta a me darle queste idee, ma quantomeno per discuterne anche con una piccola provocazione. Se trovaste qualche ristorante importante nelle principali città all'estero, fareste nascere la curiosità degli stranieri di venire in Lunigiana, sì, a scoprire il prodotto. Noi abbiamo già avuto degli stranieri sono venuti dall'America. Io ho un libro che sono venuti dal Giappone a farci la sua al forno, a intervistarci, a portarci una rivista di prodotti tipici che ce l'ha portata in Giappone. Ecco, dall'America sono venuti due o tre giornalisti quando nei primi tempi, dopo avevamo fatto il Salone del Gusto di Torino, e hanno portato, ci hanno fatto un servizio, perciò speriamo, non si sa mai, se viene ben venga. E certo. Bene, allora io direi che siamo arrivati al punto in cui a Fabio possiamo chiedere come si gusta la Marocca, perché in molti che magari non la conoscono possono pensare che trattandosi di un pane dolce sia da mangiare esclusivamente con, non so, la colazione al mattino piuttosto che in altri momenti che non siano quelli invece dello spuntino salato. Invece... La Marocca è un prodotto molto versatile, sta bene sia con il dolce che con il salato. E infatti, come diceva lei, per colazione la si può benissimo abbinare con del miele, a seconda dei gusti. A chi piace magari un contrasto un po' più forte, allora col miele di castagno è meglio, mentre chi ama una bomba di dolcezza lo si può abbinare con il miele di acacia. Questo per la mia, o con la marmellata, per mia esperienza personale. Poi, come le dicevo, dipende molto dai gusti. Poi è un ottimo abbinamento con il lardo di colonnata, questo contrasto tra dolce e salato, che penso che sia uno degli accostamenti migliori, proprio anche sentendo poi il dire comune. Sì, allora io posso testimoniare la mia esperienza. La prima conoscenza con la Marocca è stata proprio in un ristorante, non facciamo il nome naturalmente, però è stata servita a fette, leggermente scaldata, con il lardo a fianco. La fettina di lardo messa sopra, che diventa trasparente appena sente il calore, è una cosa veramente deliziosa. Questo è un ricordo meraviglioso che io ho del primo incontro con la Marocca di Casola. Quindi questa è testimonianza del conduttore. Se lo ritenete attendibile, provate, poi casomai mi direte se vi ho detto una cosa sbagliata. Quindi con il lardo. È vero. Con il lardo, poi il secondo abbinamento che va per la maggiore è con la ricotta. E noi in Lunigiana abbiamo delle ottime ricotte, ricotta e miele anche, cioè la nostra condotta lunigianese di Slow Food spesso la propone, oltre che con il lardo, con ricotta e miele, un goccino di miele, e poi con i salumi, anche in questo caso a seconda dei gusti. Qui abbiamo una mortadella tipica lunigianese, sì. Ma è molto buona anche con la pancetta scaldata alla maniera del lardo, oppure con la spalla. Io ho dei ristoranti che ci abbinano addirittura al pesce, ora stiamo facendo un piccolo gemellaggio con i ristoranti del parco
parte delle Cinque Terre per abbinare Marocca di Caso e l'acciuga di Monterosso, che sono due presi di slow food entrambi. Anche qui c'è un dolce amaro, un dolce... Diciamo anche al nostro operatore, non so se l'ha già inquadrato, comunque queste sono le acciughe, quelle che sto indicando adesso, a fianco alla mortadella. Quindi l'abbinamento, eccole qua, filetti di acciuga, l'abbinamento con il lardo già si riesce a immaginare, con l'acciuga francamente un po' più difficile. Provato. Va provato. Sì, come sì, si fa? Sì, cioè sì, si sì, prende sì, proprio il filetto d'acciuga e si mette sulla fetta di Marocca. Sì. È molto soggettivo anche questo caso, ma personalmente ecco... Allora, io vi devo dire, ve lo confido, che questa sera i prodotti verranno requisiti, quindi proveremo subito dopo questi abbinamenti e non lo possiamo fare in diretta per ovvi motivi, perché sennò ci imbratteremmo con l'olio e tutte queste cose, però dopo lo proviamo, quindi poi magari vi dirò com'è andata. Abbiamo parlato di questo gemellaggio. Assessore, lei ne sa qualcosa? Tu ne sai, insomma, adesso darci del tu del lei diventa sempre complicato in trasmissione. Ne sai qualcosa di questo gemellaggio? Sì. Beh, il gemellaggio risale circa 2 anni fa, Biassa, e lì abbiamo fatto il matrimonio Marocca e acciuga di Monterosso. Diciamo che l'abbinamento è veramente un abbinamento ottimo, ottimo. L'acciuga non ci si mette così, va abbinata all'olio di oliva extravergine e quindi... Ecco, spieghiamolo bene, quindi Marocca a fette. A fette, un piatto, l'acciuga no? Va tolta dall'arbanella, va messa nell'olio con un leggero battuto di prezzemolo e quindi... si mangia, poi si prende l'acciuga e si mette sulla marocca e si mangia. E si mangia così. Leggermente calda e forse è meglio. Cioè, incuriosisce veramente. Sì, un abbinamento strano, ma è così. È così. Ognuno ha i suoi gusti. Quindi, ma questo gemellaggio, nei gemellaggi insomma c'è sempre qualcuno che tende a pensare chi porta più vantaggi in questo matrimonio. Ecco, secondo lei, secondo te è più vantaggioso per le Cinque Terre o per la Lunigiana sposarsi? Diciamo con che è un vantaggio per tutti un gemellaggio di questo genere. Noi si parla adesso di un progetto di area vasta che parte dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano per arrivare fino alle Cinque Terre. Bisogna dire che le Cinque Terre sono state, cioè il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha lavorato molto bene negli ultimi anni e ha fatto sì che nelle Cinque Terre arrivassero, possiamo dire, qualche centinaia di migliaia di persone. Certo. E le Cinque Terre stanno scoppiando perché gli spazi sono spazi ristretti. Vicinissimo alle Cinque Terre c'è un territorio estremamente particolare, dove non ci sarà il mare, dove non ci saranno le scogliere, dove non ci saranno i sentieri che camminano, no, proprio a picco sul mare, ma ci sono i sentieri che dove si arriva in montagna, ci sono le piste da sci, c'è un ambiente ottimo, ci sono musei, ci sono castelli, tutto quello che un turista può vedere. Quindi questo gemellaggio che parte dalla Marocca di Casola con l'acciuga di Monterosso ha la pretesa di prendere il turista dalle Cinque Terre e fargli passare una giornata o due in Lunigiana, dove la qualità della vita, di interesse ma reciproco, perché così creiamo quello sfogo di cui le Cinque Terre hanno bisogno. Ecco Ricci, lei pensa che se ne possano creare altre di queste esperienze, di questi gemellaggi, magari anche con abbinamenti fantasiosi, perché la cucina ricordiamo che è fantasia, sì, ciò che non immaginiamo oggi, domani. Io l'abbinerei, per esempio, io sarei uno di quelli con la Nutella. Però fare un gemellaggio con la Nutella è un po' più complicato. No, noi l'abbiamo fatto a Salone del Gusto a Torino, l'abbiamo fatto con la Lind, la cioccolata. Ah, ecco, quindi... Perciò abbiamo avuto un buon sviluppo, perché tutte le mattine noi si portava 30 o 40 Marocche alla Lind, che loro la mettevano in degustazione con le cioccolate al peperoncino. Certo. C'è tanti abbinamenti. Tra tutti i prodotti tipici, ora magari rimaniamo in Liguria e Toscana per non spaziare troppo, lei ne immagina altri che possano in qualche modo creare questo scambio, questa sinergia? Io l'avevo provato anche con l'ardo di Colonnata. Ne abbiamo parlato. Sì, loro non sono tanto, non perché sono tanto dicono che la Marocca porti via un po' più di sapore all'ardo, non lo so. Toglie un po' di, perché un pane un po' più, vince la Marocca perché un pane è più forte, un pane più, e loro non è che la vedono tanto di buon occhio. Comunque io penso che c'è altri prodotti, io sono andato a dei ristoranti da noi e la servono con i gamberetti,
Mi la serve con il salmone affumicato, con lo spezzo di spada affumicato, tagliato fine. Di poi dipende dalla capacità e dalla fantasia dei cuochi. Comunque per ora di gemellaggi ufficiali c'è solo quello. C'è solo questo. Con le cinque terre. Sì. E poi con ufficiosi. Ufficiosi. Ah, ecco, vedi che allora non ci sono andato molto lontano. No, non gliel'ho ancora detto. No, non gliel'ho ancora detto. Allora vediamo, svegliamo sì, abbiamo preso i primi contatti con l'Accademia del Pizzocchero. Teglio, Sondrio. Circa un mese fa io ho incontrato il presidente dell'Accademia e saremo ospiti di un'iniziativa, la prima è una prima manifestazione, la cucina della montagna, e hanno preteso la presenza della Lunigiana. Noi abbiamo il premio Bancarella della Cucina e memori di questa esperienza ci hanno invitato, e allora porteremo la Marocca di casa, che loro hanno avuto il modo di assaggiarla non solo a Torino, anche a Strasburgo, quando abbiamo organizzato come provincia di Massa quella cena per i nostri parlamentari europei. Ah, ecco. In quell'occasione c'era anche la Marocca di Casola con il lardo di Colonnata. Diciamo che abbiamo sbaragliato. Ma era la Marocca di Fabio? Sì, la Marocca. Non c'era Fabio, ma c'era la Marocca. Cioè. L'importante è che ci sia la Marocca. Certo. Allora, Fabio, io però ho anche un'altra curiosità, perché questa sera ne approfitto per farti tutte le domande che mi sono venute in mente nell'arco di questa settimana. Visto che tu hai creato questa specializzazione, non è che magari puoi anche tentare altre strade sempre di prodotti tipici lunigianesi? Insomma, hai in mente qualcosa? Perché rimanere a galla con un unico prodotto può essere anche faticoso. Cosa hai in mente? E da quando ho aperto il mio forno patate di Regnano, che è il mio pane tipico del mio paese, Regnano, che amo, che è vicino, è nel comune di Casola, qualche chilometro sopra verso la Garfagnana. Sì. E è il mio prodotto, amo molto, proprio sono molto legato a questo pane perché ricordo il profumo che usciva dal forno di mia nonna quando ero bambino. Io ancora non sono riuscito a riprodurlo nel mio di forno quel profumo. Piano piano, le patate sono locali e sto distribuendo quotidianamente questo pane nella zona di Lunigiana che riesco a coprire quotidianamente. Che differenza c'è anche in questo caso con il pane tradizionale, visto che le patate gli danno probabilmente una maggior capacità di conservazione? Sì, no? Esattamente. Rispetto ai comuni pani di patate, diciamo, che a livello industriale vengono prodotti con fiocchi o fecola di patate, farina di patate, metto proprio le patate lesse e questo pane rimane più soffice e dura 3-4 giorni così come è appena sfornato, in sostanza. Certo. Dura anche qualche giorno in più, però insomma ha questa caratteristica di buona durabilità. Ecco. Certo. Senti, ora, senza che tu faccia l'elenco di tutti i tuoi clienti, ma un'indicazione di massima per i nostri telespettatori, dove possono trovare la Marocca? Perché tu sei solo, ricordiamo che fa l'impasto, cuoce il pane e poi cosa fai? Vai con il tuo furgone a consegnare il pane. Consegna. Quindi una vita dedicata alla Marocca. Dove si può trovare per adesso, indicativamente? Allora, indicativamente, rimanendo nella zona, la possiamo trovare al supermercato Sisa Mauro, lì qui a Marina di Massa. E senza Massa. Stare a fare i nomi dei supermercati, perché è un po' complicato. Diciamo in qualche supermercato, diciamo le zone dove si può trovare. Ma chi è interessato a sapere dove, magari. Certo. Massa, Marina di Massa, sono le zone Carrara e Marina di Carrara. Ora spero con l'estate di incrementare il lavoro sulla costa. In Versilia, come l'altro anno di questi tempi, avevo iniziato a creare il mio mercato e mi ci ripropongo, ecco, a breve fino a Viareggio. E la si trova in tutta la Lunigiana, dalla mia zona di Lunigiana fino ad arrivare a Pontremoli e anche la zona di La Spezia e Sarzana. Quindi insomma già una bella diffusione. Sì, un bel bacino. E io direi anche che se si crea questa attenzione verso il prodotto, i negozi, i supermercati che sono clienti, insomma, avranno anche modo di avere una clientela affezionata proprio per questo prodotto. Allora, un'altra curiosità che raccontiamo, proprio per far capire quanto interesse ci sia verso questo prodotto, nei giorni scorsi tu hai ricevuto la visita, niente po' di meno, che di un'intera scolaresca
Si tratta dell'Istituto Pia Casa di Misericordia della Spezia, la seconda elementare. Sono esatto. venuti a trovarti, abbiamo anche una foto che stiamo vedendo, e lì sei a fare un po' il maestro, no? Sì. Quella sullo sfondo, cos'è la casa? Insomma, quella è casa, lì fortunatamente ho una mia zia che abita a 20 metri da me, per cui zia vieni giù e lei viene giù. In questa foto vediamo anche Ermete, no? Sì, se non sbaglio. Sì. E ecco, com'è stata l'esperienza con questi bambini? Perché sono venuti a vedere come si fa la marocca? Insomma, racconta un po'. È stata una fortuna. Io ho sempre sperato un domani di poter dedicarmi anche a un progetto di questo genere, cioè fare conoscere ai bambini come si produceva il pane una volta. Fortunatamente questa scuola mi ha contattato e io mi sono reso disponibile per ospitarli. Ed è stata un'esperienza, penso, una delle più belle esperienze della mia vita. Oltretutto saluto questi bambini e le loro maestre, sono stati bravissimi, io avevo già avuto esperienze precedenti e non avevo mai trovato una scuola così diligente e sono stato molto contento perché avevo paura che si facessero anche male magari di qua di là. E sono venuti su. Qualcuno di questi ti ha manifestato l'interesse di dire voglio fare il tutti, fornaio? Tutti, no, beh no, fornaio no, ma tutti erano entusiasti di vedere come si faceva il pane, hanno assaggiato l'impasto, hanno fatto il loro panino. E sono andati via con un panino cotto? Tutti. Alla fine quando l'abbiamo cotto, ognuno nel suo sacchettino si sono portati via il panino. Bellissimo. È stato veramente meraviglioso. Bene, bene. Allora, siamo quasi in conclusione, abbiamo ancora qualche minuto, poi abbiamo anche un appuntamento da dare ai nostri telespettatori per fine maggio, quindi una cosa che diamo, una notizia che diamo in anteprima. Però ecco, negli ultimi minuti io lascerei a entrambi, all'assessore Marcelli e a Ermete Ricci, un piccolo spazio per dire ciò che magari mi sono dimenticato di chiedere. Ora, non voglio fare il marzullo che vi dice fatevi una domanda e datevi una risposta, però vi lascio lo spazio per raccontare, se volete, qualcosa riguardante nuovamente o la lunigiana oppure questo straordinario prodotto. Partiamo dall'assessore Marcelli, se hai qualcosa da dire ai nostri telespettatori che sono qua e se vogliono anche negli ultimi minuti possono fare una domanda, un intervento. Questa sera hanno ascoltato in rigoroso silenzio perché a volte capita, l'argomento è talmente interessante che tutti lo stanno ad ascoltare, nessuno chiede, abbiamo detto tutto noi. Prego. Beh, allora intanto io devo ringraziare Fabio Bertolucci perché apre speranze alla politica in momenti dove la politica è un fallimento. Questo è un successo. Questo è un successo e quindi ecco il perché veramente a noi fa piacere partecipare sempre comunque alle iniziative. A volte i privati sono un pochino più avanti della politica, l'esperienza della scolaresca, no? Le aziende, le fattorie didattiche, noi ne parliamo e lui lo sta facendo, quindi questo la dice lunga sulle possibilità che ha Fabio. Qualcosa sulla lunigiana, non sono solo prodotti ma sono anche iniziative e manifestazioni. Hai fatto riferimento a fine di maggio si tiene in lunigiana la forse la più grande manifestazione enogastronomica della provincia, la più interessante, e che è Sapori, Fivizzano. Sì. Sapori, il 31, l'1 e il 2. Lì si potrà degustare dalla marocca di Casola a tutto, tutti i prodotti della filiera del castagno, non solo le focaccine, panigacci, eccetera. Venite a Fivizzano. E questo è l'appello dell'assessore. Volevo farla dire a Fabio la notizia, ah, perché c'era una sorpresa, ti ha rubato la sorpresa. Inventati qualcosa per salutare gli spettatori, perché volevo farlo dire a te. Ermete, due parole. Io sono venuto qui, vi ringrazio per questa esposizione di questi prodotti, della marocca, di tutto, della nostra, abbiamo parlato molto della nostra lunigiana, io e Fabio abbiamo parlato molto del nostro comune di Casola, siamo orgogliosi di questo prodotto, io sono orgoglioso di lui perché ha fatto un forno nuovo, sono molto contento e spero che la gente venga a trovarci in lunigiana, nel comune di Casola, che abbiamo bisogno di gente che venga a portarci un po' di turismo, qualcosa, perché siamo isolati.
E questa è una bella occasione per farlo sapere. Allora, abbiamo detto, Fabio, che tu sarai presente a Fivizzano Sapori. Raccontaci cosa farai, come si svolgerà questa esposizione, che per te è un doppio sacrificio, perché in quei giorni continuerai comunque anche a fare il pane Lo esporrai. Infatti sono già con la mente alla fine del mese. Ecco, cosa troveranno coloro che verranno a visitare questa esposizione? Troveranno un bellissimo banco allestito all'interno dell'ostello di Fivizzano, con probabilmente ermete e marocche in quantità, per cui ce ne sarà per tutti, spero, non come succede spesso a Fivizzano, che a una certa ora non se ne trovano più. Bene, allora noi diamo appuntamento, ricordiamo anche la data di Fivizzano Sapori, si sanno già le date esatte, ve le ricordate? Sì, 31-1-2. 31-1-2, quindi tra poche settimane appuntamento a Fivizzano. Noi invece siamo al termine di questa nostra puntata, un'ora che è andata via molto piacevolmente, abbiamo parlato di questi prodotti, sapete che in qualche modo nelle città coperte dal segnale di Teleriviera potrete trovare la marocca. Se avete preso nota del numero di telefono di Fabio Bertolucci potrete anche contattarlo per sapere dove esattamente poter trovare questo prodotto. Io quindi approfitto per ringraziare tutti i nostri ospiti, a partire da Fabio Bertolucci, che è l'unico produttore della marocca di Casola. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi dell'opportunità. Saluto e ringrazio Vittorio Marcelli, che ricordiamo è l'assessore all'agricoltura della comunità montana della Lunigiana. Ricambio ringraziamenti. E naturalmente Ermete Ricci, un grande personaggio che questa sera ci ha fatto anche un po' così sorridere per quella che è una bellissima esperienza raccontata con grande enfasi. E vi ricordo che è il presidente del comitato per la promozione e la valorizzazione della marocca di Casola. Grazie anche a lei per essere stato qui con noi. Come sempre vi ricordo che per la recensione e i vostri commenti potete visitare il sito massimobinelli.it. e io, prima di ricordare naturalmente della replica di venerdì alle 13, vi do appuntamento a martedì prossimo alle 22, udite udite, con Ermanno Biselli, che ci racconterà la sua storia. I nostri telespettatori sanno di chi stiamo parlando, quindi sarà una puntata tutta da guardare. Grazie e buona serata.